praticamente finito. E inizia il secondo game della semifinale che vede affrontarsi questi due giocatori. Semifinale della Clan War All Kill Cup numero 1. In semifinale abbiamo il primo giocatore che spawna nell'angolo in basso a destra. L'abbiamo già visto nel primo game, lo Zerg in rosso per gli MG Esport Phoenix Hero. Giocatore veramente interessante, molto esperto, almeno da quello che abbiamo potuto vedere già nel primo game. Comunque è uno dei giocatori storici per quanto riguarda la community di StarCraft 2 italiana. Per il momento nella Season 5, nella quinta season del 2013, è piazzato in Lega Master con 758 punti, 38 vittorie, 42 sconfitte, win rate di 47,50%, in divisione E 32esimo. Dovrà affrontare comunque un altro giocatore Zerg dopo il primo ZvZ. Ne vediamo un altro, spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore turchese per i Matrix Esport Purce. Giocatore che personalmente non conosco molto bene, ma comunque anche per lui la season è iniziata da poco e ha già 790 punti in ladder, 80 vittorie, 74 sconfitte, win rate di 51,95% nella sua divisione è 25esimo. Quindi insomma, già un giocatore interessante. Arriva la pool a 15 per entrambi questi due giocatori Zerg. Giocatore che non conosco da molto, Purce, anche se ho visto ha partecipato a diverse competizioni ESL Italia, infatti ha partecipato sia alla Summer League Vasakas Qualifier e anche alla Summer League Cup numero 3, ha vinto tra l'altro contro diversi giocatori, stavo vedendo se aveva vinto anche contro il nostro caro Phoenix Hero, mi pare che ha giocato contro altri Zerg, non contro Phoenix Hero, quindi i due giocatori non si sono ancora incontrati, stanno andando per una build macro game oriented, cioè 15 pull, 15 hatcher, insomma come fanno normalmente gli Zerg che vogliono macrare e successivamente andare a dare fastidio agli avversari. Intanto Purce supply bloccato per questi primi secondi, sta aspettando l'uscita del suo terzo Overlord, se non ricordo male, mentre è andato a prendere l'estattore di Vespene, credo che sia anche questo, no, è leggermente in vantaggio Purce per quanto riguarda il Vespene, che infatti è già a 60 di unità di Vespene raccolte, mentre spona la prima queen di Purce, è arrivato già all'Overlord per vedere l'espansione del suo avversario, che invece no, anche questa è abbastanza alla pari, qualche secondo di differenza forse. Vantaggio, già arriva l'incremento metabolico per Purce, stessa cosa che abbiamo visto fare nel primo game per Unleashed. Probabilmente i due giocatori dello stesso team si sono allenati in diverse occasioni insieme, hanno studiato questa build che sembrava loro più adatta per gli ZvZ. Arrivano i primi due Ling sulla linea mineraria della Natural di Phoenix Hero. Ci sono già una Queen e due Ling a difesa e non c'è molto che possano fare per difendersi, mentre da quest'altra parte un Overlord di Phoenix Hero viene intercettato dalla Queen di Purce, subito allontanato, rimane comunque in attesa sulla rampa per vedere se arrivano altri Ling. Ovviamente la disposizione degli Overlord nei ZvZ è fondamentale perché permettono di avere map control nei primissimi minuti di game e quindi di non cadere in veloci run-by da parte degli avversari. Va subito con un Impaler Purcher in difesa, mentre è andato a ricercare anche l'incremento metabolico. Phoenix Hero probabilmente non punterà al Fast Blood, cosa che insomma qualche volta si vede fare per ricercare subito gli speedring, e va a scoutare con due Ling Phoenix Hero nella base avversaria. Ha quasi perso entrambi i Ling, infatti non riesce a scoutare, probabilmente ha avuto qualche secondo per vedere il numero di Vespene estratto. Comunque l'incremento metabolico è finito per Purcia, quindi già gli speedring, e si butta subito all'attacco con i suoi primi 4 speedring. Vediamo le unità in campo, esattamente 4 per Purcia, nessuno speedring nel Ling per Phoenix Hero, che completerà comunque l'incremento metabolico tra pochissimi secondi. 8 Ling in produzione, 12 in questo momento per Phoenix Hero, mentre i primi speedring di Purce vengono bloccati dalle due queen posizionate sulla rampa, che hanno fatto ovviamente i loro danni. Vediamo già le tracce di sangue.
E stanno per spawnare gli Eating che diventano immediatamente Speeding visto che è completato l'incremento metabolico mentre ha quasi completato l'upgrade a Tanapurce che probabilmente punterà delle mute, almeno così mi immagino io, doppia camera evolutiva per difendere la Natural, anzi era un gas trick perché era supply bloccato, esce in questo momento l'overlord, va a piazzare un secondo impaler mentre sono in Morpho 2, mi sono perso il Banner Nest da parte di Purce, sta andando ad attaccare Atana anche Phoenix Hero e ha piazzato la colonia del Blatte e subito una camera evolutiva per chiudere comunque l'ingresso alla Natural della sua base. Sta cercando di fare un giro un po' più largo il giocatore Purce, no, il giocatore Phoenix Hero probabilmente voleva andare a pushare sulla base, sulla Natural di Purce, ma appunto ci sono due Banneling che comunque danno un po' di inquietudine ai Ling per il loro, appunto, per il loro danno d'aria. Va a spostare il secondo Impaler Purce per difendersi meglio, mentre da quest'altra parte arriva una seconda camera evolutiva e c'è subito il pinnacolo per Purce, mentre la ricerca del più uno per gli attacchi a distanza dovrà fare molto molto velocemente il giocatore di Matrix Esport, oppure riuscirà a costruire subito l'antro delle Dralischi e a difendersi con alcuni lanciaspore. Intanto un rampai veloce di Purce nella base principale della Netula di Phoenix Hero riesce a distruggere una Queen. I Ling si buttano subito su un Impaler e delle Blatte che sono lì per cercare di fare qualche difesa ottima. La Transfusion da parte di Phoenix Hero che salva comunque anche tutte le sue Blatte. Credo che non abbia perso niente. Vediamo il numero di unità distrutte. Sono ben 26 per Purce, 19 per Phoenix Hero, ma comunque il bilancio è più o meno uguale perché Purce credo abbia perso più Ling che altro, mentre Phoenix Hero ha perso anche delle altre unità, credo delle Blatte. Intanto supply bloccato Phoenix Hero, mentre stanno per uscire le prime tre muta per Purce, già l'upgrade più uno per gli attacchi a distanza delle unità aeree, va a prendere la sua seconda espansione Phoenix Hero, Purce ancora non è andato di seconda, ci sono delle Blatte a difendere questa espansione, non è andato ancora a fare la ricostruzione neurale per le sue blatte, per il momento il giocatore degli MG eSport, mentre vediamo le muta che stanno spawnando in questo momento, ce ne sono altre 5 in produzione, probabilmente cercherà di attaccare quando ne avrà almeno una decina, perché con 3 muta non fa molti danni, anzi una quindi probabilmente potrebbe riuscire ad avere la meglio. Arrivano già i primi lanciaspore, ovviamente non avendo notato blatte in campo da parte del giocatore di Matrix eSport, Phoenix Hero ha pensato bene di piazzare dei lanciaspore per difendersi e arrivano un Ling, vabbè, non fare niente, ma comunque arrivano subito le prime tre muta sulla seconda espansione di Phoenix Hero. Credo sarà costretto ad annullarla perché non ha capacità di difendersi, avrebbe forse soltanto delle Queen. Infatti, ci sono due Queen in avanti. Spona l'espansione, dovrebbe cercare di produrre più Queen possibili per difendersi. È l'unica unità che al momento può riuscire a contrastare queste muta. Arrivano altre due Queen da parte di Phoenix Hero. Ottima la giocata da parte del giocatore di MG eSport. Queste 4 Queen, ora ne ha perso una, sono rimaste soltanto in 3. Va a piazzare subito un lanciaspore sulla linea mineraria, lo annulla perché era molto danneggiato. Cerca ancora di fare molti danni con queste Queen. Va a piazzare un altro lanciaspore sempre sulla linea mineraria, ma sta perdendo molti lavoratori su questa seconda espansione. Comunque è riuscita a salvarla. Va a distruggere anche questo Overlord che è di passaggio 10 lavoratori distrutti per Phoenix Hero. Andiamo a vedere le unità: siamo 59 lavoratori contro 61 per Purce, che in questo momento sono pareggiati. Siamo, anzi, il vantaggio per Phoenix Hero 62 a 60, 62, 62, anzi, ancora con queste 5 muta, probabilmente non potrà fare molti altri danni. Sta facendo comunque gli upgrade per gli attacchi corpo a corpo e l'armatura delle unità terrestri. Il giocatore degli Matrix Esport ancora in avanti con le muta, non fa molti danni, anzi perde qualche muta, si salva comunque da questo attacco con le sue Queen. Va a piazzare due lanciaspore sul biostrato sotto la rampa della base naturale, è andato a prendere anche la sua seconda espansione Purce, sta andando a fullarla in questo momento con un drone transfer, mentre le muta continuano ad arrivare sul campo di battaglia. Andiamo a vedere il numero dell'unità: 12 muta per Purce, mentre arriva la prima Hydralisca e 7 blatte per Phoenix Hero. Dovrà stare molto molto attento, l'unica contromisura che potrà adottare forse contro le Hydra sono appunto i Banneling, perché le Hydra essendo unità leggere comunque subiscono molto il
subiscono molto il danno di appunto del danno ad area. Sta andando intanto a fare un altro lanciaspore sulla base principale. Va a cercare di distruggere gli estrattori di Vespene, ovviamente perché potrà così limitare il numero di idre di Blatt in campo del suo avversario. Ovviamente richiedono molto Vespene, va subito a spostare uno dei due lanciaspore mentre stanno arrivando e le sta spargendo comunque lungo tutta la mappa le idra. Il giocatore di MG Esport, credo che ci sia un picco di lag da parte di qualcuno, due lanciaspore su questa espansione che ovviamente è stata molto danneggiata dalle muta nei primissimi minuti, anzi nel mid game. Di questo secondo match di questa Best of 5, un run by qualche ling dal centro della mappa per tenere un po' meglio la visione appunto di tutto il campo, mentre continua a espandere il biostrato. Phoenix Hero non ha quasi per niente espanso il biostrato. Il giocatore Purce, che in questo momento sta cercando di movimentare le sue muta per tenere banco. Intanto vediamo gli upgrade. Siamo alcuni scanalati, più uno per gli attacchi a distanza per Purce e anche uncini frenetici, ovviamente, come vi dicevo, per il Beneling contro le Hydra. Arriva anche la ricerca della ricostruzione neurale. Vuol dire che Purce sta facendo una transition a Blatt, ovviamente, come deve essere, perché le muta a questo punto non hanno molto senso, non ha possibilità di difendersi contro Hydra e Blatt avversarie. Una manciata di 5 mutaforma va a prendere confidenza con la base avversaria. Vediamo se riuscirà a notarli, perché comunque sono abbastanza facili da vedere quando si è in game. Almeno un occhio smaliziato può farlo. Intanto bene in morphing, ben 10 per il giocatore Purce, 24 speedling in produzione. Probabilmente cercherà con Hydra, Ling e speedling e Beneling di cercare di fare quanti più danni possibili nella base avversaria, ma comunque forma di Phoenix Hero addirittura ostruiscono il passaggio delle unità, tranne ovviamente quelle che raccolgono i minerali che possono attraversare tutte le unità in campo. Buona questa giocata da parte di Phoenix Hero, l'ho vista fare tra l'altro a Grabbin con unità Protoss con degli Zeloti. Comunque non cambia poi tantissimo e decide in questo momento di continuare ad espandere il biostrato con ben 5 biotumori, mentre l'esercito di Phoenix Hero sta muovendo in avanti per cercare di andare a prendere confidenza con quello avversario. La vedo fatti male anch'io, oltre che a Koren, perché Blatt e Hydra vengono splittate. Ci sono anche gli Infestor per Phoenix Hero. Arriva l'ingaggio con i Ling in avanti, cerca di mandare i Beneling per fare più danni possibili. Arrivano anche le Blatt, mentre crescite fucine lanciate abbastanza bene da Phoenix Hero. Mi sembra che la prima linea di Blatt stia tenendo abbastanza bene il danno da parte di Phoenix Hero, e dietro le Hydra stanno facendo tantissimi danni. Intanto arrivano anche marini infestati per cercare di difendersi dalle muta, ma invece non ce l'ha fatta. Phoenix Hero perde tutto il suo esercito. Lo Psy scende 127 per Purce e 138 per Phoenix Hero. A questo punto Purce si sente abbastanza sicuro per muoversi in avanti. Stanno facendo entrambi l'upgrade ad Alveare. Vedremo cosa vorranno fare con questo upgrade. Soltanto in questo momento arriva la ricerca delle ghiandole infestate, le ghiandole patogene, per aumentare il numero di energia dell'infestor e quindi farli spawnare subito con una crescita fungina pronta per l'uso. È andato a prendere la quarta espansione Purce. Attenzione, Phoenix Hero ancora su tre espansioni, non ha neanche una macro. Quindi potrebbe essere veramente in rischio di perdere il game, perché comunque il suo avversario avrebbe molte più larve. E arriva un altro ingaggio da parte di Phoenix Hero in avanti, perde un Infestor, ma ci sono le Blatt che stanno tenendo banco sul round. Molto buono da parte di Purce, crescita fungina da parte di Phoenix Hero, colpisce anche alcuni Infestor che sono lì a prendere solo il sole, mentre il numero di Blatt è in favore di Phoenix Hero, ma decide di ripiegare perché stanno continuamente arrivando rinforzi da parte di Purce e quindi potrebbe non farcela. Arrivano anche dei rinforzi da parte di Phoenix Hero e siamo più o meno quasi alla pari, 21 Blatt per Phoenix Hero, 27 per Purce, che può contare anche su 23 speedring, mentre l'avversario Phoenix Hero ne ha 25.
22 in campo, sta contrattaccando in questo momento Purce, probabilmente potrebbe essere un buon momento, ma attenzione, ancora un ingaggio a favore di Phoenix Hero che con uno split non è andato bene perché c'è comunque un punto non tracciabile al centro della mappa, divide il suo esercito Purce e viene intercettato dalle Hydra in movimentazione da parte di Phoenix Hero, sposta 4 Impaler per difendere il biostrato più estremo mentre Phoenix Hero si sta buttando verso la terza espansione, riesce a superare delle rocce che non erano state distrutte, Crescita Fucina questa volta da parte di Furce su una buona parte di esercito di Phoenix Hero, ancora Crescita Fucina prende anche i custodi che sono in questo momento in avanti per cercare di intercettare eventuali unità nascoste, comunque il vantaggio mi sembra Phoenix Hero, questa volta distrugge tutti gli infesto, rimangono soltanto le Hydra di Phoenix Hero che con una buona micro si sta portando a casa tutte le unità in questo scontro, intanto ancora Mutaforma vengono splittati e messi sulla rampa per fare una specie di force field e ostruire il passaggio delle unità di Purce che infatti vediamo non possono passare, sono in hold questi Mutaforma, come vi dicevo buona giocata da parte di Phoenix Hero che sta tenendo banco al centro tra la seconda e la terza tra la nettura e la terza espansione, riesce a intercettare anche queste unità che si erano fermate qui sulla rampa, stanno continuando sempre ad arrivare abbastanza unità da parte di Phoenix Hero, muove i suoi Impaler, Purce vengono intercettati dalle unità di Phoenix Hero che erano lì ad aspettare, credo che non ci sia molto da fare per Purce, lo Psy è sceso 92 per Pucci, appunto 143 per Phoenix Hero. Continuano ad arrivare sempre unità da parte di Phoenix Hero. A questo momento sta per distruggere la Nettura. Se la prende anche con una camera evolutiva. Mentre arrivano gli upgrade più 3 per gli attacchi a distanza e le unità corpo a corpo per Pucci, e più 3 per gli attacchi a distanza per Phoenix Hero. Continua sempre a produrre Blatte. Mentre Pucci si sta concentrando su Blatte e Hydra, va nuovamente a ricostruire la. Il Bendeling Nest mentre è con 16 lavoratori su un nestatore di Vespene, Phoenix Hero mi fa notare questo dalla chat e arriva il GG da parte di Purce e vince il secondo game, Phoenix Hero.